e sentir che te da miedo la vita. Andrò avanti sul sentiero di sempre. Il microfono dello scranno più alto di Montecitorio è ormai spento, ma Laura Boldrini ha ancora qualcosa da dire. Un sussurro il suo, ma senza incertezze, perché chi da sempre dà voce agli ultimi sa che non è alzando il tono che difenderà la sua verità. Basta la storia. E la storia di Laura Boldrini parla. Un biglietto di sola andata, il suo, staccato oltre 35 anni fa per un viaggio tortuoso che, partendo dalla provincia di Macerata, l'ha portata, appena diciottenne, a lavorare in un'azienda di riso in Venezuela. È stato quello il suo primo contatto con il sud del mondo e delle esistenze, che ha dato l'imprinting alla sua vita. Laureatasi in giurisprudenza, è stata per un breve periodo giornalista Rai, fin quando, nell'89, non ha vinto un concorso per Junior Professional Officer alle Nazioni Unite. Il passaggio dalla FAO al Programma Alimentare Mondiale è stato quasi casuale e è avvenuto in un momento delicato della sua vita, quando era incinta della figlia Anastasia. In meno di 10 anni, Laura Boldrini è approdata all'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati e, come portavoce, ha percorso migliaia e migliaia di chilometri attraversando Afghanistan, Angola, Iran e ancora Pakistan, Italia, Ruanda, ex Jugoslavia, e tracciando, con la sua esperienza, una mappa tanto immaginaria quanto concretamente crudele della sofferenza del mondo. L'incarico, ricoperto fino alla sua candidatura, le è valso molti riconoscimenti, tra cui quello di Italiana dell'anno, conferitole da Famiglia Cristiana nel 2009, ma anche qualche momento di tensione, come quello con l'ex ministro della Difesa La Russa per la procedura dei respingimenti in mare che lei ha sempre definito anticostituzionali. A chi le ha chiesto il perché della politica ha risposto: non si può sempre rimanere a guardare, non si può sempre puntare il dito. E sabato, rivolgendosi alla Camera da presidente, Laura Boldrini, emozionata, commossa, ha rinnovato il suo impegno a dar voce agli ultimi, ai più deboli, a dare piena dignità ad ogni diritto. Un discorso interrotto più volte dall'applauso dell'Aula, che qualcuno ha recepito come di parte e altri come la continuazione naturale di un percorso, il sentiero di sempre. Sì!